Buongiorno a tutti, carissimi ascoltatori di Radio Speranza. Sono Rita, ormai penso che riconosciate la mia voce, e sono in attesa anche di Federica, che sta per arrivare. Intanto vi do il mio buongiorno, il mio saluto, e a tutti, anche a tutti i cari fratelli dell'Unitalsi e quanti ci ascoltano. Ecco, oggi festa della luce, festa della luce, festa della candelora, della presentazione. Ma noi unitalsiani, ecco, vogliamo ricordare, il nostro pensiero subito va a una carissima sorella, sorella di assistenza, che per tanti anni ha camminato con noi nei nostri pellegrinaggi, ha affiancato tanti malati, si è resa disponibile, Bianca, ecco, la sorella Bianca che ci ha lasciato l'altro ieri. E oggi saranno celebrate le esequie nella chiesa dei Gesuiti alle ore 15. Sicuramente molti di quelli che ci ascoltano la ricorderanno. Bianca, minutina, non molto alta, occhi chiari, con questo suo sorriso sempre pronto e sempre svelta a correre in ogni circostanza, convinta di questo servizio, e oltre di questo, anche questo servizio ne svolgeva tanti altri, e quindi noi la vogliamo ricordare e preghiamo per lei, e siamo vicini a sua nipote Giulia, giovanissima, che è anche la, diciamo, la responsabile dei giovani qui nella nostra sottosezione, fa parte anche del consiglio. Quindi un abbraccio carissimo. Ecco, ci è raggiunto anche Federica. Sì, buongiorno a tutti, con il cuore molto addolorato, ecco, per la scomparsa di Bianca, perché ecco, era tanto un po' che non si vedeva con noi, perché appunto aveva scoperto questo male, insomma, difficile, e quindi si era un po' riservata, chiusa un po' nella sua famiglia, e non amava... Ecco, non voleva tanto che la si vedesse soffrire in questo modo, e, che mi fa pensare un po', ecco, quella sempre semplicità e umiltà un po' che aveva lei, ecco, sì, nel fare le sue cose, sempre sorridente, però ecco, faceva tante cose anche nella diocesi, era conosciuta, impegnata nella Caritas, oltre che con noi. Oggi ho rivisto che, ecco, come dicevamo ieri, era sorella unitalsiana dal 2000, dopo una prima esperienza come pellegrina, e poi ha iniziato, ecco, la sua storia come volontaria, e facendo appunto i nostri canonici pellegrinaggi anche a Fatima in Terra Santa. E però, ecco, come penso abbia appena detto tu, sempre presente in ogni nostra sì, attività locale, feste, gite più brevi, giornate, e quindi giornate, sì, unitalziane. E ecco, quindi quello che ricordo è proprio questo sorriso e questa sua disponibilità, sempre pronta ad aiutare, a intervenire, e quando c'era bisogno. Ecco, come dicevi tu, stiamo vicino a Giulia perché era per Giulia un punto di riferimento, la sua nonna. Certo, certo, cara. E Giulia, penso che, ecco, è con noi, si è entrata proprio grazie alla sua nonna, sì, e questa è la cosa bella, no? Che si trasmette, si contagia questo amore per delle esperienze belle, forti, soprattutto portate avanti nel nome del nostro Signore e della Madonna. E quindi noi speriamo, ecco, che Giulia rafforzi ancora di più la sua appartenenza all'associazione, ma anche la mamma che di Giulia, che mi Monia, pare qualche volta Monia, sì, si è venuta anche ai nostri laboratori, sì, sì, vero, delle signore, sì, sì, i nostri un po' meno di io, però adesso io mi affianco un pochino. Bene, e allora, proprio così pensando a Bianca, vogliamo riflettere su questa bellissima giornata della presentazione di Gesù al Tempio. È la giornata della luce, della candelora, e Bianca anche ha portato la luce del Signore nella sua famiglia e in tante persone. E lo facciamo dai discorsi di San Sofronio Vescovo, che mi sembra veramente una bellissima meditazione, molto completa. Noi tutti che celebriamo e veneriamo con intima partecipazione il mistero dell'incontro del Signore, corriamo e muoviamoci insieme in fervore di spirito incontro a Lui. Nessuno se ne sottragga, nessuno si rifiuti di portare la sua fiaccola.
Accresciamo anzi lo splendore dei cieli per significare il divino fulgore di Lui che si sta avvicinando e grazie al quale ogni cosa risplende, dopo che l'abbondanza della luce eterna ha dissipato le tenebre della caligine. Ma le nostre lampade esprimano soprattutto la luminosità dell'anima, con la quale dobbiamo andare incontro a Cristo. Come infatti la Madre di Dio e Vergine intatta portò sulle braccia la vera luce e si avvicinò a coloro che giacevano nelle tenebre, così anche noi, illuminati dal suo chiarore e stringendo tra le mani la luce che risplende dinanzi a tutti, dobbiamo affrettarci verso colui che è la vera luce. La luce venne nel mondo e, dissipate le tenebre che lo avvolgevano, lo illuminò. Ci visitò colui che sorge dall'alto e rifulse a quanti giacevano nelle tenebre. Per questo anche noi dobbiamo ora camminare stringendo le fiaccole e correre portando le luci. Mi viene in mente la processione Flambeau, vero? Per noi questa è una, non solo a Lourdes, ma anche a Loreto. E anche l'abbiamo fatta da Assisi. Ecco, stavo per dirlo in altre circostanze. La luce del Signore espressa dai Flambeau, dalle candele. Così indicheremo che a noi rifulse la luce e rappresenteremo lo splendore divino di cui siamo messaggeri. Per questo corriamo tutti incontro a Dio. Ecco il significato del mistero odierno. La luce vera che illumina ogni uomo che viene in questo mondo è venuta. Tutti dunque, fratelli, siamo illuminati, tutti brilliamo. Nessuno resti escluso da questo splendore, nessuno si ostini a rimanere immerso nel buio. Ma avanziamo tutti raggianti e illuminati verso di Lui. Riceviamo esultanti nell'animo, col vecchio Simeone, la luce sfolgorante ed eterna. Innalziamo canti di ringraziamento al Padre della Luce, che mandò la luce vera e dissipò ogni tenebra e rese noi tutti luminosi. La salvezza di Dio, infatti, preparata dinanzi a tutti i popoli, manifestata a gloria di noi, nuovo Israele, grazie a Lui la vedemmo anche noi e subito fummo liberati dall'antica e tenebrosa colpa, appunto come Simeone. Veduto il Cristo, fu sciolto dai legami della vita presente. E poteva, ecco, andare in pace. Poi esclamò quel bellissimo cantico, cantico di Simeone, che noi proclamiamo alla fine delle lodi. Anche noi, abbracciando con la fede il Cristo che viene da Betlemme, divenimmo da pagani popolo di Dio. Egli, infatti, è la salvezza di Dio Padre. Vedemmo con gli occhi di Dio fatto carne. E proprio per aver visto il Dio presente fra noi ed averlo accolto con le braccia dello Spirito, ci chiamiamo Nuovo Israele. Noi onoriamo questa presenza nelle celebrazioni anniversarie, né sarà ormai possibile dimenticarcene. Ecco, questo discorso di San Sofronio mi sembra proprio molto adatto a questa festa, quindi facciamoci luce per gli altri, nel ricordo anche della nostra sorella Bianca, come dicevo prima, che ha rivelato la luce di Cristo. E ci soffermiamo un po' a riflettere, sempre con la musica. Grazie. Luce del mondo sei Signore, il tuo amore.
Bene, eccoci qua, sempre con la trasmissione dedicata all'Unitalsi, Rita e Federica. E Federica, che adesso ci darà anche qualche così informazione sulle prossime attività. Continuiamo un attimo a legare al fatto di questo periodo appunto che stiamo vivendo. Sì, volevo ricordare che oggi inizia anche, ci avviciniamo e ci prepariamo alla festività dell'11 febbraio. E oggi inizia la novena appunto al Nostra Signora di Lourdes, e quindi per noi insomma è una preparazione a questa festa. E 11 febbraio, che come tutti sanno da un po' di tempo ricorre anche la festa, la giornata mondiale del malato, e c'è questa coincidenza voluta da Giovanni Paolo II quando istituì questa festa. E quindi noi, come festa che viene appunto onorata, celebrata con la diocesi, con tutta la diocesi, e quindi ogni anno la pastorale della salute, la pastorale di cui noi facciamo parte come associazione, si occupa di organizzare questo pomeriggio. Una volta erano proprio giornate, sì, io mi ricordo i miei primi anni facevamo tutta la giornata quindi c'era l'accoglienza la mattina, sì, e varie situazioni, insomma, testimonianze, letture, preghiere, poi c'era la preparazione al pranzo, si condivideva insieme, abbiamo fatto in alcune palestre, palazzetti. Io mi ricordo benissimo, perché ho anche le foto, sinceramente, che ogni tanto mi capitano fra le mani, una giornata nel palazzetto, se non vado errato, di via Rigopiano, ma non mi ricordo come si chiama quel palazzetto, c'era il vescovo Cuccarese allora, e io insegnavo all'epoca, come fino a poco tempo fa, e portai la classe addirittura, quindi ho queste foto con tutta la classe e con tanti amici. Invece io ricordo al via Balilla, un Tita Cerbo, lì come si chiamava, l'istituto tecnico, e anche proprio al Tita Cerbo un anno, quindi insomma ecco, c'erano queste mega riunioni. Poi forse capitando appunto sempre l'11 non è, è anche lavorativo, la settimana insomma è quella, e diventava un po' difficile la partecipazione forse di molti, e quindi anche l'organizzazione, e quindi si è pensato di sintetizzare il momento della preghiera al pomeriggio, e quindi la formula è sempre la stessa per ancora per quest'anno, dell'accoglienza, la meditazione sul messaggio del Papa, che avremo modo ecco di approfondire un pochino la settimana prossima, in preparazione, e poi il rosario. Quest'anno credo ci siano anche qui delle testimonianze. E poi la Santa Messa celebrata appunto dall'Arcivescovo. E quest'anno, ogni anno siamo andati un po' itineranti, addirittura per un periodo l'Arcivescovo ha voluto anche appunto, essendo di diocesi, estendersi, andare al di fuori della sola città di Pescara, e siamo andati anche a Penna, nel Teramano, perché praticamente abbiamo una Basciano, se non sbaglio, che è provincia di Teramo ma è diocesi di Pescara, e quindi ecco siamo andati un po' itineranti. E invece da un po' di tempo rimaniamo ecco nelle parrocchie cittadine, quindi ecco scegliamo comunque una chiesa che possa accogliere, che non abbia barriere architettoniche possibilmente, e quindi quest'anno però abbiamo deciso, la consulta ha deciso di andare al Dolorione, mi sembra veramente, e condividere appunto in questo istituto appunto che accoglie persone che hanno difficoltà, e dove ci vanno anche tanti dei nostri appunto, e di condividere insieme questo pomeriggio. E quindi avremo modo la prossima settimana di ricordare ancora questa giornata del malato, di spiegarne magari il significato in maniera un pochino più approfondita. E noi Unitalsiani abbiamo questa coincidenza della festa della Nostra Signora di Lourdes, dove si ricorda l'11 febbraio del 1858 la prima apparizione a Santa Bernadette, e quest'anno appunto ricorrono i 160 anni da questo evento, e quindi alcuni di noi saranno a Nevers-Lourdes, quindi l'11 febbraio, adesso in partenza un pellegrinaggio la prossima settimana, che porterà i pellegrini a Nevers, dove è conservato il corpo di Santa Bernadette, e poi a Lourdes proprio per la festività dell'11 febbraio, e iniziare questo anno celebrativo di questa ricorrenza.
E quindi anche noi, ecco, partecipando alla giornata del malato insieme, condividiamo da sempre, l'Unità Alzi ha condiviso questa festività. E quest'anno so che l'Unità Alzi di Penne ha deciso di festeggiare, celebrare questa solennità nella propria città, nella propria sottosezione, e quindi avrà una modalità sua che hanno deciso, adesso non so di preciso, ma festeggeranno. Loro hanno questa tradizione di ricordare proprio con più predominanza, diciamo, la festa della Madonna di Lourdes, e quindi sentono questo, ovviamente condividere sempre, venire loro a Pescara diventava un po' difficile, quindi preferiscono rinnovare dopo tanto tempo questa loro tradizione, proprio come sottosezione di Penne. Certo, può essere un'opportunità per rendere partecipi più persone, essendo lì infatti, per loro insomma è più facile per i luoghi, i paesi più vicini e limitrofi, e partecipare comunque a queste celebrazioni. E quindi la prossima settimana approfondiremo un pochino di più ancora questa giornata dell'11, che è domenica quest'anno, quindi ci auguriamo anche una partecipazione maggiore. Per noi sempre partecipiamo, e ovviamente in divisa ufficiale, quindi questa è la nostra adesione. E a quanti ci ascoltano, allora chiediamo di farsi promotori della partecipazione anche di persone sofferenti, anziane, e persone ma anche che vogliono accostarsi, ecco, al diciamo mondo della sofferenza tra virgolette, quindi potendo venire 15:30 l'accoglienza, e poi, ecco, inizieremo questa meditazione, della lettura, meditazione non so fatta da chi, però insomma ci sarà chi ci aiuterà sul messaggio della giornata, e qualche testimonianza, e poi il rosario meditato che guideremo tutti insieme, e poi la celebrazione eucaristica, quindi il tempo presieduto dall'arcivescovo, il tempo è ben scandito, insomma. La celebrazione alle 18, che tu ricordi? 18 mi sembra. Bene, così magari chi non potesse partecipare prima, ma la vuole. Giornata è stata promossa in tutte la diocesi, ai parroci, all'incontro con i parroci, siamo andati io e Lucia Maiolino del CVS, proprio come rappresentanti della pastorale, a sensibilizzare tutti i parroci, a sensibilizzare a loro volta, a promuovere questa giornata nelle proprie parrocchie. E come dicevi tu, scusate, proprio per avvicinare le persone sofferenti, che spesso non possono, attraverso i loro familiari, o chi della parrocchia possa farsi carico per quel pomeriggio di portare magari persone che non sempre possono... Ci possono anche contattare, non so quanti ci ascoltano, ma possono anche contattare, unitarsi, siamo sull'elenco telefonico, e quindi venerdì la sede è aperta, oggi in qualche modo chiedete qualche volta numeri. Anche il martedì, da un po' di tempo. Adesso, poi magari se lo accenniamo. E quindi sì, ci potete, noi l'abbiamo detto, insomma, noi dove possiamo, appunto, se ci contattate vi aiutiamo, vi veniamo incontro, però anche il parroco, la parrocchia, abbiamo cercato di sensibilizzare, a coinvolgere proprio anche altri gruppi della parrocchia per questa giornata, che comunque è una giornata diocesana, quindi ci deve essere una partecipazione sicuramente maggiore. Ecco, quest'anno abbiamo un po' sollecitato questa cosa e da parte insomma di tutti i parroci, e questo è per l'11. Poi noi l'11 coincide anche l'ultima domenica di carnevale, e noi in genere avevamo l'abitudine di festeggiare il carnevale con una festicciola in compagnia proprio l'ultima domenica, ma quest'anno, coincidendo questa festa, era impossibile, e abbiamo pensato di farlo proprio il martedì, che è l'ultimo giorno di carnevale, come insomma come consuetudine, e prima dell'inizio della Quaresima, e quindi ci appoggeremo al salone della parrocchia di Cristo Re dei Gesuiti, dove appunto stiamo organizzando come sempre una festicciola di accoglienza per i nostri amici e per i bambini che ci vogliano venire a trovare, portando anche amichetti e compagni e parenti, quindi lo stiamo un po' promuovendo attraverso i nostri soci, e ognuno porterà qualcosa, ecco, c'è il solito buffet insomma per mangiare insieme qualcosa, e poi stiamo preparando dei giochi, delle attività, e anche
coinvolgendo un po' dei nostri malati che appunto stiamo incominciando a portare in sede, che è un'iniziativa nuova, adesso lo dice meglio Rita, e poi abbiamo stiamo coinvolgendo anche dei ragazzi che stanno facendo delle ore di tirocinio presso la nostra associazione. Sono 4-5 ragazzi studenti delle scuole superiori, sono ancora minorenni, quindi vanno un po' seguiti, però insomma è un'esperienza nuova anche per noi, nella quale stiamo appunto ci stiamo organizzando e stiamo crescendo, e chissà che non sia appunto un esperimento che magari ci apre, ecco, anche al futuro per avvicinare nuovi ragazzi. E quindi perché stiamo portando allora, adoperando per questa nuova cosa? Voi già sapete, perché è venuta anche qui Filomena a parlarne il martedì, ormai da un paio d'anni, mi ricordo, c'è il laboratorio creativo e ci sono delle splendide signore, bravissime, se ne sono aggiunte altre, e Gemma, diciamo, la capofila, ma c'è Barbara, Filomena, Giovanna, che preparano sia in sede ma anche a casa tanti lavori che poi noi esponiamo in determinate occasioni per autofinanziamento, ma anche proprio per cimentarci nelle nostre capacità creative, dico nostre perché anch'io un pochino mi sono unita, insomma. Ecco. E allora da un po' di tempo abbiamo pensato anche di far partecipare, sempre con la nostra disponibilità di andare a prendere e accompagnare persone disabili che sappiamo magari il pomeriggio spesso stanno in casa, sono tra virgolette sole o proprio sole, e quindi anche la nostra carissima amica Stella viene felicissima, e anche a Natale si è data da fare, e nell'ultimo incontro abbiamo anche accompagnato, è venuto Antonio e Maria e Andrea, mamma e figlia, che da un po' di figlio che da un po' di tempo si sono riavvicinati, abbiamo ricontattato. Maria ha perso anche il marito da poco, e quindi è un'occasione, certo, poi non manca mai un dolcetto o qualcosa, c'è sempre la merenda, guasta. Esatto, e non il tè perché noi siamo italiani, anima un bel caffettuccio, questo giova. E allora abbiamo pensato proprio comunque di inserire anche questi ragazzi, così hanno modo di venire a contatto con gli amici disabili, ma iniziare anche una relazione, darci una mano in queste attività di laboratorio. Stiamo preparando appunto anche per il carnevale, visto che siamo in procinto, quindi festoni e quant'altro. Credo che il nostro tempo sia terminato. Volevo solo ricordare che noi da programma avevamo un'assemblea domenica 4, però lo ridico appunto per tutti, l'assemblea è spostata a domenica 18, quindi passate voce, insomma, chi ci sente che magari non ci sta ascoltando, però passatevi voce fra di voi, perché poi vi darò informazioni in merito, ma è stata spostata quindi a domenica 18. Bene. E credo che ci dobbiamo salutare. Sì, allora, per chi può, appunto oggi alle 3 c'è il funerale di Bianca, e quindi parteciperemo in divisa blu ai Gesuiti, quindi ci metteremo d'accordo, insomma, per partecipare. E buon fine settimana a tutti, accompagnateci sempre con la preghiera per tutte le nostre iniziative, e buona domenica. Buona domenica, buona festa della Candelora, ecco, e di San Biagio domani. Certo, arrivederci a tutti.